Un'analogia è qualcosa dove si mettono insieme due situazioni per formare una entità mentale che ha una vita autonoma, più o meno. E vo voglio parlare delle analogie e voglio indicare come sono, come si trovano veramente, secondo me, al cuore del nostro pensiero, ad ogni livello del nostro pensiero. Comincerò con due domande. La prima ha a che vedere con la nostra infanzia, perché quando siamo piccoli ci accorgiamo di così poche cose. Abbiamo pochissimi ricordi della nostra infanzia. È sempre stupefacente sapere che tanto è passato quando io avevo 1 anno, 2 anni, 3 anni. E non mi ricordo di quasi niente, e anche quando avevo 6 anni, 7 anni, 8 anni, mi ricordo in questi giorni di così poco, mentre forse verso l'età di 12-13 anni i miei ricordi hanno cominciato ad ammucchiarsi in un modo veramente profondo. Perché c'è questa differenza tra l'infanzia e una vita più matura? Ecco una domanda. Un'altra domanda forse è una domanda un po' sciocca, ma penso che abbiamo tutti avuto l'esperienza, questa sensazione che gli anni passano sempre più rapidamente. Allora, perché gli anni passano sempre più rapidamente nella nostra vita? Che cosa può o potrebbe causare questa impressione, anche se non è vero? Allora, secondo me, la risposta a queste due domande è la stessa risposta. E più o meno quel che è dovuto a questo fenomeno, questi fenomeni sono dovuti a quel che chiamo l'incastramento dei concetti. Io faccio vedere un'immagine di questo fenomeno, cioè quando siamo piccoli. Abbiamo i concetti più primordiali, le cose più immediate, sensoriali. Forse dovrei ricordarvi l'impressione che ho avuto di mio figlio quando aveva circa un anno e mezzo, e eravamo al Grand Canyon e non era in grado di apprezzare la grandezza di questo paesaggio perché le sue esperienze erano state sempre troppo piccole, aveva avuto esperienze con le sue dita, con cubi di legno, con il suo letto, con cose piccole e cose molto sensoriali. E allora noi tutti cominciamo da esperienze di questo tipo e poi a poco le nostre esperienze si ammucchiano, si incastrano e mettiamo insieme cose più grandi. Per esempio, sviluppiamo il concetto di una famiglia. Una famiglia è una cosa abbastanza astratta. Formiamo il concetto di una casa, il concetto di una città. Il concetto di chissà mammifero, il concetto di guerra, ma il concetto di guerra è ovviamente qualcosa per cui ci vuole molto tempo. E poi ammucchiamo sempre di più i concetti e il nostro lessico di concetti diventa molto più sofisticato. E ecco cosa voglio dire quando faccio un disegno di questo tipo dove due o tre cose, o forse quattro o cinque cose, vengono messe insieme per formare un concetto nuovo che al suo turno diventa un elemento di altri concetti ancora più astratti, ancora più sofisticati. E così procede fino alla fine della vita. E allora, quando i concetti diventano abbastanza grandi, possiamo assorbire in un colpo una cosa molto grande, possiamo co capire rapidamente qualcosa che prima non ci sarebbe stato neanche comprensibile. Allora, la percezione
viene fatta a molti livelli, a livello molto sensoriale, a livello meno sensoriale, cioè la percezione di qualcosa come una città che in parte si vede, ma dall'altro canto non si vede in tutto, si vede una parte di una città e si aggira nella città e si fa un'impressione della città, oppure di un paese che è ancora una cosa più grande. Poi ci sono le cose più astratte come una famiglia, come un governo, come le leggi, eccetera. E quando noi leggiamo, per esempio, un articolo nel giornale, guardiamo piccole cose nere sulle pagine del giornale e invece di percepire solo piccoli puntini neri, percepiamo eventi in paesi lontani, perché vediamo parole, vediamo frasi, vediamo eventi, vediamo situazioni molto complicate e mettiamo quelle situazioni nel contesto delle nostre esperienze precedenti. E così vediamo esempi di cose che conosciamo già. Allora, tutto questo lo chiamo la percezione ad alto livello, la filtrazione di eventi o di situazioni, per cercare nel nostro lessico mentale il nodo, io uso un termine un po' tecnico, ma non importa, il nodo più pertinente. Allora, quando incontriamo una nuova situazione che non ha una forma chiara, è una cosa con confini molto vaghi e sconosciuti, proviamo ad associare o ad assegnare questo evento come lo percepiamo a scatole, forse scatole non è la parola giusta, ma a nodi che esistono, che preesistono nella nostra mente. Facciamo così un tipo di paragone tra quel che c'è fuori e quel che c'è dentro. In quel senso facciamo un'analogia tra un evento, una situazione fuori e le cose che si trovano dentro la nostra testa. Questo piccolo disegnino fa vedere un esempio molto semplice perché è percezione ad alto livello, sì, in un certo senso, ma è una percezione solo di una sedia. Non so se si potrebbe dire che si tratta qui di un caso di percezione sensoriale, perché io non ho bisogno di. È sensoriale nel senso che io uso la vista, io uso gli occhi per vedere questo oggetto. Ma non ho bisogno di toccare l'oggetto e forse le impressioni sensoriali sono solo di colori e di grandezze, mentre io faccio un paragone con altre cose che ho già visto e decido che questa cosa, questo oggetto appartiene alla categoria preesistente nella mia mente di sedia, anche se di solito le sedie hanno quattro gambe e hanno una forma più così che così, ma posso comunque essere molto flessibile, posso assegnare questo oggetto a una categoria preesistente. Allora, lo sviluppo dei concetti nella mia mente dura molto tempo, in qualsiasi mente dura molto tempo. E noi cominciamo con un concetto primitivo di qualsiasi cosa e a poco estendiamo e creiamo un concetto più generale, più largo, con confini più sottili, ma sempre più grandi, ma più sottili anche. E questo è solo un diagramma per indicare come questo processo procede.
Col passare del tempo ho indicato più o meno che forse a 30 anni ho un concetto molto sofisticato del concetto di sedia e del concetto di guerra e del concetto di chissà cosa. Prendiamo un esempio quasi concreto, ma non totalmente, il concetto di ombra. È un concetto a cui mi sono interessato da molto tempo. Io ho fatto una piccola raccolta di esempi di questo concetto. E allora cominciamo naturalmente con le ombre più familiari. Non c'è luce sotto l'albero. È il concetto più semplice di un'ombra. Poi possiamo generalizzare, non so se a voi sembra molto naturale parlare dell'ombra di neve che c'è sotto un albero. Non c'è neve sotto un albero. È un tipo di ombra, è una generalizzazione, ma è ovviamente anche un'analogia. Che io ho fatto, probabilmente molte persone hanno fatto questa stessa analogia. E allora, poi passiamo a una situazione, c'è un'espressione in inglese che è rain shadow, ombra di pioggia, e dove non c'è pioggia, allora qui abbiamo un oceano e poi ci sono le nuvole che provano ad attraversare una catena di montagne ma non ce la fanno, e allora per un po' di spazio, 100 chilometri, 200 chilometri, qualcosa, c'è qualcosa come un deserto e non c'è pioggia. Per una certa distanza. È un fenomeno abbastanza conosciuto, specialmente negli Stati Uniti dove sono cresciuto. Io si vede la Sierra Nevada, è un esempio, e anche le montagne Cascade nello stato di Oregon hanno questa proprietà. E poi passiamo a un altro tipo di ombra. Un'ombra generalizzata, questo disegno non è molto chiaro, ma forse capite. Questa dovrebbe essere una strada a quattro corsie, ma guardiamo solo la corsia che va da basso in alto, che va così, e ci sono due corsie qui, due corsie, è un'autostrada. E questo è un camion. E un camion è rosso e va avanti e questa è la mia macchina, e siccome c'è un flusso di macchine che sta superando questo camion, cioè il camion getta un'ombra davanti a se stesso. L'ombra può durare forse 100 metri, 200 metri, qualcosa del genere, ma io sono quasi perfettamente assicurato che se io supero questo camion posso andare a destra senza neanche guardare nella corsia a destra, perché non ci sarà una macchina davanti, perché è impedita, non è possibile, perché il camion, le macchine non possono passare attraverso il camion. Ecco perché getta un'ombra davanti a se stesso per 100-200 metri e poi le macchine possono entrare nella corsia. Più o meno è un altro tipo di ombra. E poi l'esempio che mi piace di più di questo fenomeno è un esempio abbastanza recente. Parlavo con un amico il cui fratello lavora in Norvegia, è un matematico in un'università in Norvegia, e ha menzionato il nome della città che si trova abbastanza a nord. E io ho detto, deve essere fantasticamente freddo lì. E lui ha detto, no, non fa molto freddo lì in quella zona della Norvegia. Ho chiesto perché. Ha detto, perché c'è la corrente del Golfo. E la corrente del Golfo, sì, è vero che nella Norvegia del Sud è molto freddo perché l'Inghilterra getta un'ombra
sulla costa della Norvegia. Ecco, più o meno così. Allora, il caldo della corrente è rappresentato da rosso e si vede allora che l'Inghilterra viene bagnata dalla corrente, ma blocca la corrente, e poi allora qui in questa parte della Norvegia è molto freddo, mentre qui più a nord non è più così freddo perché c'è la corrente del Golfo che arriva. Allora qui c'è un'ombra, l'ombra della corrente del Golfo che viene gettata dall'Inghilterra, un'ombra enorme, ma è comunque un'ombra. Allora, ecco come possiamo estendere ogni concetto per mezzo di analogie. E anche se questo sembra forse un po' intellettuale, un po' sofisticato, forse non un esempio molto quotidiano o banale, vorrei sottolineare che questa tendenza ad usare le analogie inconsciamente per parlare delle cose pervade totalmente il nostro linguaggio, il nostro pensiero. Prendiamo l'esempio di quel che io chiamo a casa il mio studio. È sul primo piano e è un posto pieno di libri e di scaffali e di schedari, ho il mio computer, eccetera, eccetera, molte cose, un pasticcio enorme. E quando penso al mio studio, o a questa parte della nostra casa, per non darci un nome, quando ci penso, io faccio inconsciamente un'analogia con lo studio di mio padre, che era molto simile, che era al primo piano anche lui e che conteneva cose simili. Allora per me è totalmente naturale usare la parola studio, ma invece ho degli amici, Dick e Kelly, che quando vengono a casa mia parlano sempre del mio ufficio. Io non uso mai quella parola per il mio studio, per me è il mio studio. Capisco perfettamente che possono volere usare quella parola, ma per me non va. E perché? Perché l'ufficio di mio padre si trovava all'università. E allora io sono cresciuto così, pensando all'ufficio come una cosa lontana, non in casa, e lo studio in casa. Mentre loro a casa hanno un posto che anche si trova, credo che si trova sul secondo piano della loro casa, ma non importa, non è sul piano terra, e allora per loro c'è un po' di analogia a causa di questa distanza verticale, ma anche perché il loro ufficio, tra virgolette, è molto simile al mio studio. Allora inconsciamente loro usano la parola che hanno deciso di usare per quella stanza. E allora è a forza di usare analogie che attacchiamo etichette a situazioni o a cose che percepiamo. È un esempio molto, molto concreto, quotidiano, di basso livello, ma dobbiamo dire che il mio studio è qualcosa di più astratto di una sedia, per esempio. Una sedia è ancora una cosa astratta, come ho provato ad indicare prima, ma uno studio è ancora un po' più astratto. Adesso voglio parlare ancora della scelta di parole, perché per me è veramente centrale questa idea, perché voglio sottolineare questa credenza mia che quando pensiamo, ogni piccolo atto di pensiero, l'atto più piccolo, viene fatto tramite analogia. E allora metto l'enfasi sulla scelta di parole. È un esempio che mi piace, è quel che è successo quando ho passato un anno sabbatico a Trento, all'IRST, circa 10 anni fa, all'IRST di Trento, Istituto di Ricerca Scientifica e Tecnologica
a Trento. E nei corridoi dell'IRST c'era molta gente. Ogni volta che uscivo dal mio, adesso dico ufficio perché era un ufficio, ogni volta che uscivo dal mio ufficio incontravo delle persone, alcune che riconoscevo bene, altre che riconoscevo un po' e ancora altre che pensavo forse di riconoscere, non ero sicuro, e poi altre persone che veramente erano persone sconosciute. Allora la scelta per me era come cosa devo dire. Buongiorno, salve o ciao. E all'inizio le mie categorie, cioè i concetti, ma diciamo le categorie mentali, non erano molto sviluppate. Io dicevo ciao a quasi tutti e poi mi sono accorto che non si deve dire ciao a qualcuno che non conosci bene. Se dai del tu, allora dici ciao. Se non dai del tu, allora dici salve. E poi se veramente non conosci affatto qualcuno, dici buongiorno. E per me era ancora più complicato perché io ci mescolavo anche altri due concetti o due espressioni, cioè buona giornata, che ho imparato non si deve dire in quel contesto, e anche buon dì, che si può dire ma veramente solo in un modo un po' diverso. E allora c'erano almeno 5 possibilità per me in quei giorni. Come io devo salutare qualcuno e devo fare questa decisione, se vogliamo parlare di decisione, se io voglio scegliere la parola decisione per descrivere l'atto che si svolgeva nella mia testa in, non so, in un decimo di secondo o forse 2-3 decimi di secondo, ma in poco tempo si doveva svolgere perché io vedevo la persona e dovevo dire qualcosa. E a poco mi sono abituato, ma io faccio ancora a volte sbagli di questo tipo. In inglese non farei sbagli di questo tipo perché le mie categorie associate con le parole sono più sviluppate e sono più, direi, in inglese direi hardwired, e non so come si dice in italiano, ma è com'è, e diventa, sono nei miei circuiti, questi concetti sono più cablate. Okay. Sì, allora, poi un altro esempio nell'italiano che mi piace. Mi ricordo che era probabilmente nel 94, non è vero che i mondiali di calcio si sono svolti nel 94? No, credo nel 94, 98, 2002. Va bene, non importa. Io mi interessavo molto quell'anno, quell'estate del 94, e guardavo sempre alla televisione. E mi ricordo quando ho sentito una parola che conoscevo bene, ma non ne capivo affatto il senso. Era la parola suggerimento. Ho sentito che qualcuno fa un suggerimento, o forse dà, non so se si dice dà o fa un suggerimento. Ma è qualcosa del genere. Io ho provato a capire e ho avuto l'impressione che era un tipo di passaggio, ma esattamente che tipo di passaggio era non sapevo. E poi credo che qualcuno mi ha spiegato che è un passaggio dove la seconda persona può provare a fare un gol. Ma forse non succede, forse manca, non è un assist, perché assist vuol dire che fa il gol, che segna, non è vero? Cosa? Che cos'è più diretto? È più diretto. Ok, va bene, allora io non sono ancora riuscito a capire questo concetto, allora ne parleremo dopo. È interessante perché in inglese devo dire che assist vuol dire quando ci deve essere un gol, ci deve essere necessariamente un gol. In italiano è vero o no? Sì o no?
No, in inglese sì. In inglese sì. Ma un suggerimento sicuramente no. Allora, ho parlato di molte di concetti a vari livelli di sofisticazione, a livelli astratti, a livelli bassi. E se voi mi permettete ancora una volta di parlare di cose molto concrete, voglio dare un elenco di parole di diversi tipi per provare ad indicare quanto complicato sia questo elenco, questo lessico mentale che abbiamo tutti noi. Allora, abbiamo parole semplici come, dicevo all'inizio, mano, dito, scarpa, e poi aggettivi, lungo, preposizioni, senza, però, ecco, anche ora, bere. Allora, abbiamo uno spettro di cose abbastanza semplici, fenomeni molto familiari probabilmente a qualsiasi bambino di 8 anni, penso, di 4 anni. Poi passiamo a parole composte. Allora guardiamo qualche esempio che ho scelto io perché questi esempi mi divertono un po'. Spaventa passeri, ragnatela, banconota, chilometro, reggi asciugamano, pesce cane, cavolfiore, leopardo, ancora che e anche ora, qualsiasi, pomodori, lungarni, una parola che mi piace molto, lungarni, perché non ci sono molti arni, ma ci sono molti lungarni comunque. Rompicapi è d'accordissimo. Poi passiamo, ognuno di questi concetti è una categoria mentale che si può applicare a certi fenomeni e non ad altri fenomeni nel mondo. Poi abbiamo espressioni brevi, io ho fatto questa scelta, epurazione etnica, modo di dire, dato di fatto, fine settimana, con la proprietà paradossale che fine femminile, settimana femminile, ma fine settimana maschile, chissà perché, come doccia schiuma, il doccia schiuma. Spiegatemelo per favore. Sogni d'oro, che non è come pomodori, non è sogno d'ori, ma la quasi totalità, più che altro, man mano che, per quanto ne sappia, ho appena usato quell'espressione, in linea di massima, l'ho usato stamane penso, prendersela con qualcuno, di gran lunga, eccetera. E poi abbiamo anche delle espressioni più lunghe. Allora, smuovere mari e monti, farsi in quattro, ci mancherebbe altro, togliersi di mezzo, non ho la benché minima idea, portare acqua al mare, ricominciare dal nulla, pronti, attenti, via. Chi non risica non rosica, gettare le perle ai porci, quando si viene al dunque, chi se ne frega, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è affascinante che abbiamo tutti espressioni di questo tipo nella nostra madrelingua e dobbiamo avere un sacco di espressioni di questo tipo per poter comunicare bene. Ovviamente alla nostra nascita e quando abbiamo 1 anno e quando abbiamo 2 anni o 4 anni non padroneggiamo cose così sofisticate, ma quando abbiamo forse 12 anni cominciamo a padroneggiare queste espressioni lunghe e cominciamo a girarci bene nella nostra madrelingua. Poi a un livello ancora un po' più alto di astrazione, lo scienziato cognitivo Roger Schenck ha fatto una bella osservazione sui proverbi, cioè che ogni proverbio si applica
come etichetta a certe situazioni e non ad altre situazioni. Allora funziona in realtà come, un po' come una parola. Ecco degli esempi di forse proverbi, non è esattamente quello che voglio dire, ma voglio dire espressioni molto lunghe, frasi complete, come entrare da un orecchio e uscire dall'altro, chi ha il lupo in bocca lo ha sulla groppa. Quando il gatto non c'è, i topi ballano e l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Ma io quanto spesso ho usato espressioni di questo tipo? Ogni giorno, decine di volte. Allora, io ho questo lessico mentale che contiene un sacco di etichette molto sofisticate che io attacco alle situazioni che incontro e lo faccio per capire meglio di che cosa si tratta in una situazione. Solo per farvi pensare, voglio farvi riflettere all'idea che quando usiamo una parola c'è una sorta di nucleo che ogni situazione alla quale si applicherebbe questa parola condividerebbe con tutte le altre situazioni. Allora, per esempio, c'è un nucleo concettuale dentro il concetto che viene rappresentato dalla parola cane. Poi guardiamo un sacco di cose così. Allora, suggerimenti. Sul campo da calcio, tutti i suggerimenti hanno qualcosa in comune. Ecco perché li chiamiamo suggerimenti. Quando diciamo purtroppo, tutte le situazioni alle quali si applica questa parola hanno una certa purtroppezza in comune. Poi passiamo a tutte queste altre cose, non voglio ripetere la stessa cosa, ma quando diciamo per un pelo, vuol dire che c'è un'immagine mentale che non ha molto a che vedere con i peli, ma che ha molto a vedere con la distanza tra un successo e un fiasco. E quel fenomeno di una distanza piccola è il nucleo del concetto e poi ci sono le parole che usiamo per esprimere questa cosa. Allora c'è un'analogia tra ogni esempio o esemplare di un concetto e ogni altro esemplare del concetto e poi ancora più esempi. Forse ho incluso parole, le interiezioni come boh, beh, va, vabbè, cose così, perché anche quelle parole che ci sembrano molto informali hanno le loro regole e sono regole implicite, non siamo in grado di formulare regole formali, algoritmi per decidere quando si deve o si dovrebbe dire boh invece di non so, ma in inglese ho usato un esempio che trovo molto interessante, quando faccio questa conferenza in inglese uso l'esempio di una parola che è una distorsione di una parola normale. La parola normale è probabilmente. Ma ci sono situazioni in cui non si dice probably, ma si dice forse con una traccia di dubbio, probably, e quando si dice probably, allora vuol dire che abbiamo un po' spostato il significato di probably, e c'è una sovrapposizione, ovviamente tra il nucleo di probably e il nucleo di probably, ma sono cose diverse. Ecco perché ho indicato in italiano la differenza tra forse, tra va, vabbè e cose così. Ok, va bene, basta così. Poi, ogni lingua
ci offre una scelta enorme di parole che sono quasi sinonimi. In inglese ho fatto un piccolo elenco di parole o di espressioni brevi che sono quasi sinonimi. Cling, clutch, clinch, clench, grab, grasp, grip, hold on to, hang on to, latch on to. E in italiano ho fatto una lista simile. Aggrapparsi, abbarbicarsi, attaccarsi, appiccicarsi, agguantarsi, acchiapparsi, afferrare, tenersi, a stringere, tenere, e sono sicuro che voi siete in grado di fornirmi altri esempi di verbi di questo tipo. E quando io sono in una situazione dove devo scegliere, fare una scelta tra tutte queste possibilità, o in inglese o in italiano, faccio la scelta inconsciamente e a seconda di moltissime pressioni che io non sento, che esistono nella mia mente, ma io non sono conscio, non sono consapevole di queste pressioni. E devo dire, la maggior parte del tempo faccio bene questa scelta, anche se scelta non è forse la parola che ci viene in mente direttamente, perché è una cosa totalmente inconscia. Allora, se questo è, come si chiama questo tipo di gramma? È un cosogramma, istogramma. Sì, se questo è un istogramma, ogni barra rappresenta, cioè sull'asse orizzontale ho indicato varie posizioni, ogni posizione rappresenta una parola diversa. Allora abbiamo un insieme di parole simili, che hanno significati simili, e quando c'è una situazione, per esempio quando ero all'IRST e dovevo scegliere tra buongiorno e salve e ciao, allora avevo qualcosa che forse venivano attivati nella mia mente o nella mia testa due concetti allo stesso tempo, buongiorno e salve per esempio, ma la maggior parte del tempo una delle due barre era più alta e di abbastanza che io riuscivo a fare questa scelta molto rapidamente senza problema e inconsciamente, e dicevo buongiorno invece di salve, e in altri casi dicevo ciao invece di salve e così via. Ma a volte c'è una confusione, ci sono due nodi che fanno una lotta e non c'è un nodo esatto, un nodo preciso che vince. E in tal caso possono succedere delle cose, dei fenomeni buffi. Mi ricordo per esempio quando ero al telefono una volta, parlavo con qualcuno, con un amico, e volevo dire alla fine... Ma diciamo che mi sono accorto dopo aver fatto questo errore del fatto che volevo dire due cose simultaneamente, o avevo due intenzioni. Volevo dire apparentemente sia grazie e ciao, e quel che ho detto invece era grau. Ho detto grau e mi sentivo molto vergognato, ho provato a correggermi e invece alla fine ho detto giao. È interessante perché ho usato i colori per indicare i componenti della parola. Quando questa G è metà verde, e rappresenta non il fatto della lettera G di grazie, perché non importa la lettera, quel che importa è la sonorità, cioè io ho importato la sonorità, non è grazie come con una C, ma grazie, cioè è una consonante dove si sente la voce, è una consonante sonora. Allora ho importato
la sonorità alla parola ciao, altrimenti ho detto bene ciao, solo che ho aggiunto questa sonorità alla prima consonante. Esempi più complicati esistono ovviamente, e questo è un esempio un po' più complicato, dove io ho sentito due donne che si parlavano in un ristorante e l'una ha detto he's easy go lucky, parlando di un amico apparentemente, e l'altra ha continuato la conversazione come se niente fosse successo, e anche quella che ha detto la cosa non si era accorta del fatto che non esiste quella parola in inglese, ma sembrava così naturale, è uscita così facilmente che né l'una né l'altra ha notato questa parola he's easy go lucky, che è un miscuglio di easy going e happy go lucky, dove la parola go si trova proprio al centro e forma un tipo di ponte che facilita la creazione di questa parola, di questo neologismo, per così dire. E poi un esempio ancora più complicato che ho sentito quando parlavo con il decano un decano alla mia università, che parlava di un collega che voleva come si dice, to recruit, reclutare, si può dire reclutare alla nostra università, e voleva indicare che farebbe tutto il possibile per attirarlo alla nostra università, e ha fatto questo miscuglio di due espressioni molto molto comuni: we'll pull out all the stops, che ho tradotto in italiano apriremo tutti i registri dell'organo, e we'll leave no stone unturned, cioè cercheremo sotto ogni pietra, e we'll pull no stops unturned, è quel che ha detto. È molto interessante perché è un'alternanza delle due espressioni, non è come se non è che abbia cominciato con una delle espressioni e poi cambiato cavallo, non è così, perché ha ricambiato, ha fatto questa alternanza, i colori indicano verde, poi marrone, poi verde, poi marrone ancora una volta, un'alternanza incredibile in quel che ha detto. E indica il livello di confusione nella sua mente a un certo livello, cioè non era confuso sul contenuto di quel che voleva dire, voleva indicare il suo entusiasmo per questo collega. Ma la scelta era dura comunque. Adesso parliamo di un altro tipo di questo fenomeno, dove questa è un'esperienza personale, cominciamo con un esempio verbale, dove io formo due intenzioni o due idee che voglio esprimere, o forse diciamo non veramente due idee, ma due modi molto diversi di esprimere lo stesso pensiero, più o meno. Non è una scelta di parole adesso, è una scelta e non è una scelta tra espressioni fisse, è una scelta tra diversi modi di esprimere qualcosa. Allora, una delle espressioni, o non espressioni, ma delle frasi possibili in questo caso era remember to call me. E l'altra frase era don't forget to call me, molto simile, ma quel che ho detto è don't remember to call me, perché ho confuso le due intenzioni. Questo succede molto spesso, non è un fenomeno raro, è un fenomeno che a me capita probabilmente ogni giorno, di confondere due intenzioni. E non succede solo sul piano verbale, succede anche sul piano delle azioni, e vorrei indicare, darvi un esempio ancora una volta personale. Arrivo al distributore di benzina e metto la macchina accanto alla pompa, e qui ho indicato con rosso, questi sono i fari,
questo è il coso dove metto il tubo per la benzina, ma ovviamente in questo caso ho fatto uno sbaglio, ho messo la macchina dal lato sbagliato della pompa. Allora, cosa devo fare? Cosa dovrei fare? Ma ci sono due possibilità, due soluzioni ragionevoli. Posso andare in avanti e poi fare retromarcia e così arrivo così. Oppure posso fare una inversione a U. Ma quel giorno cosa ho fatto? Ho combinato le due cose e ho fatto proprio così. Pensavo di essere molto intelligente e molto furbo, ma invece ho riprodotto la stessa situazione. È buffo, è divertente, ma è tipico della nostra mente, dove abbiamo in mente diverse possibilità, diverse visioni di una situazione che sono rivali, e questa rivalità in genere non ci impedisce di scegliere la parola giusta, di scegliere un atto, un'azione ragionevole, ma a volte ci fa fare delle cose veramente buffe o sciocche. Adesso vorrei passare io ho già passato in un certo senso dalle cose che non hanno, che hanno etichette alle cose che non hanno etichette, cioè voglio superare il livello dei concetti nella nostra mente che hanno, o nel nostro lessico mentale, a concetti che non hanno nomi, che non ci sono espressioni fisse per queste cose, ma che comunque risiedono nella nostra mente e che in certe circostanze vengono attivate da altre circostanze in cui ci troviamo. Allora, un esempio. E io racconterò questa storia. Quando ero piccolo, avevo circa 7-8 anni, ero affascinato dai numeri. E mio padre, che era fisico, mi ha insegnato certe operazioni aritmetiche, come per esempio fare il quadrato di qualsiasi numero. E poi mi ha insegnato, forse io ho generalizzato, non mi ricordo, al cubo e alla quarta potenza, eccetera, eccetera. Allora, mi divertivo un sacco a calcolare queste potenze di numeri interi. Facevo tabelle di queste cose e non so esattamente, per me adesso è un po' misterioso come ci poteva essere un interesse così grande alle cifre che trovavo, ma lo facevo e lo facevo con gran piacere. Poi, un giorno, a circa 8 anni, io ho visto che su un tavolo nel nostro soggiorno a casa c'era un articolo di fisica dove ovviamente non capivo niente, ma guardavo le formule e ho visto qualcosa che somigliava alla notazione che io sapevo si usava per esprimere gli esponenti, cioè un esponente è qualcosa che si scrive un po' più piccolo e un po' in alto e a destra diciamo, di x quadrato, il piccolo 2 più alto. E allora io ho visto qualcosa di simile, ma che era più basso, x con un indice 2 o con un indice 3, qualcosa del genere, e mi domandavo di che cosa si trattasse. Ho chiesto a mio padre: cos'è questo? E mi ha spiegato che si chiamavano in inglese subscripts, e che io ho detto: quale operazione aritmetica rappresenta? Cosa fai con x e 2? Se io scrivo 4, poi indice 2, quale numero è 4? Poi con due lì, ha detto non vuol dire niente, non è un'operazione numerica, è solo per distinguere tra diverse variabili, x2 non è la stessa cosa di x3 e basta. Io sono rimasto veramente deluso, molto molto deluso, e diciamo che non ho mai dimenticato quell'esperienza, ma d'altro canto, devo dire che non ci pensavo molto spesso, probabilmente quasi mai, e
Ma poi passano 40 anni, e siamo nella stanza giochi di mia casa con mia figlia che ha 1 anno. E lei sta giocando con un piccolo coso che io chiamo un aspirapolverino. Ecco il disegno dell'aspirapolverino. Dustbuster, se volete. Non so veramente come si dice in italiano, ma mi piace l'idea di un aspirapolverino. E allora lei scacciava il bottone qui, il bottone verde, e faceva un rumore. Brum, 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 e le piaceva un sacco. E poi ha visto che c'era un altro bottone, come vedete. C'è quest'altro bottone e voleva provare quest'altro bottone, allora l'ha schiacciato, niente è successo. Io la guardavo e mi sono avvicinato e le ho fatto vedere che questo bottone non fa un rumore, ma invece che ti lascia aprire l'aspirapolverino per cambiare il sacco che c'è dentro. E lei era molto delusa. E poi, proprio in quel millisecondo della sua delusione, io mi sono ricordato dell'esperienza con mio padre, quando lui mi ha fatto deludere, quando io ho avuto una cosa molto simile. Poi a posteriori si può vedere un'analogia veramente complicata tra queste due situazioni o due eventi, dove c'è il bimbo, la bimba, le bellezze matematiche, le bellezze sonore, gli esponenti, un bottone, teoremi magici che conoscevo un po', il rombo dell'aspirapolverino, il diletto al rombo o il diletto ai teoremi, e poi viene la scoperta degli indici, la scoperta di un altro bottone, e poi c'è anche dentro questa analogia c'è un'analogia nascosta, cioè l'analogia che ho fatto io da bambino tra gli esponenti e gli indici e l'analogia che lei ad 1 anno ha fatto tra bottone numero 1 e bottone numero 2. E poi c'è la speranza, c'era la mia speranza di novità, la sua speranza di novità, il padre che si avvicina e che che schiaccia la speranza e che allora l'analogia è veramente molto, molto dettagliata. E perché ho menzionato questa analogia? Per farvi vedere che un nodo, io chiamo il mio ricordo di questa esperienza che ho avuto a 8 anni, a cui probabilmente non avevo pensato più di 2 o 3 volte nella mia vita dopo, forse a 48 anni, mi è saltato in mente proprio perché c'era qualcosa di simile. Non c'erano parole, io non avevo mai descritto questa esperienza a nessuno e se l'avessi fatto avrei impiegato 200-300 parole. Ma comunque era un nodo nel mio, per così dire, lessico mentale, nel mio repertorio di esperienze e di concetti, e proprio in circostanze appropriate questo nodo è stato attivato o svegliato e io mi sono ricordato molto chiaramente di questo evento. E ovviamente il primo evento era una cosa totalmente privata, personale, che non aveva nessuna etichetta. Ma questo nodo è stato attivato, è un esempio perfetto, di quel che ho chiamato prima percezione ad alto livello. Ho percepito l'evento con Monica come un esempio di qualcosa a un livello più astratto, di un tipo di evento, un tipo di delusione, ma un tipo molto specifico di delusione. Allora adesso vorrei parlare un po' di questo fenomeno mentale che ho chiamato percezione ad alto livello, che consiste di più o meno di due fasi.
La prima fase ho chiamato qui evocazione, dove c'è qualcosa che evoca, che dà attivazione a un nodo e che attiva il ricordo. E poi la seconda fase è quel che io ho chiamato qui il trasferimento. Ma trasferimento in che senso? Ci sono due tipi di memoria, almeno due tipi di memoria, quel che si chiama memoria a lungo termine e memoria a breve termine, a volte si chiama anche in inglese workspace, spazio di lavoro forse, la memoria a breve termine, dove le cose possono esistere per un po' di tempo e poi vanno via. Allora, c'è il trasferimento tra la memoria a lungo termine, che è come, un po' come una biblioteca enorme, e trasferiamo dalla biblioteca un libro che mettiamo sul tavolo, che si chiama lo spazio di lavoro o la memoria corta a breve termine. E facendo così, ci mettiamo in una posizione dove possiamo adesso guardare, osservare questo concetto più da vicino. Possiamo guardare dentro. Io ho parlato all'inizio dell'incastramento dei concetti. Quando si incastrano vuol dire che ci sono concetti dentro, concetti, eccetera. Sballare un concetto per arrivare ai sottoconcetti che sono dentro, e questo sballamento che facciamo del concetto attivato e trasferito nella nostra memoria a breve termine dipende dal contesto della nostra mente, cioè quando io ho certi pensieri, diciamo pensieri allegri, allora avrò tendenza a scomporre un concetto in un certo modo. Quando sono triste, allora scomporrò lo stesso concetto in un altro modo, dipende dal contesto. Ma in ogni caso io faccio così, io scompongo quel che ho sul palcoscenico della mia memoria a breve termine in altri concetti. Allora ecco un diagramma, piccolo disegno, che fa vedere più o meno questa idea. La prima fase è l'importo. Questo nodo è stato attivato, ecco perché ci sono i piccoli trattini, è stato attivato, è stato scelto come un libro, scelto tra milioni di libri in una biblioteca enorme. Scelgo un libro, scelgo un concetto e lo porto alla memoria a breve termine, dove lo inserisco nella memoria a breve termine. E poi posso sballare questo oggetto, questo nodo, nei nodi che sono i componenti. Io al primo tempo faccio così, vedo gli elementi più alti, poi faccio uno secondo sballamento ancora più profondo, cerco le parti più piccole e vedo adesso 8 cose o 9 cose dentro, e posso continuare così, e lo faccio al modo che mi fa piacere. Allora io vorrei proporre questo che chiamerei l'anello centrale della cognizione. Cominciamo con l'accesso di un nodo in memoria a lungo termine. Poi il trasferimento alla memoria a corto termine, breve termine. Poi la rivelazione di una struttura interna, non so quanti livelli posso guardare, e poi questo fatto, io per forza uso le mie capacità di percezioni per guardare e applicare etichette alle cose che io ho trovato lì. Allora io attivo altri concetti nella mia rete
di concetti, e così ricomincia questo anello. E così procede il mio pensiero.